cari ascoltatori di OK Italia Parliamone, torniamo a parlare di banche, di finanziamenti garantiti dallo Stato, di imprese e del lavoro della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Ricordiamo che sono state finanziate per ora soltanto la metà delle richieste per i finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100% dello Stato e solo una su quattro delle richieste fino a 800.000 euro. Dopo aver avuto nostra ospite anche la Presidente della Commissione, Carla Ruocco, oggi con noi a OK Italia Parliamone per parlare di questi temi il parlamentare del Partito Democratico e membro della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Franco Vazio. Buongiorno Vazio. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vazio, lei oggi dopo i lavori della Commissione Banche, durante la quale avete avuto conferma dei numeri, dei ritardi e anche delle violazioni di cui già comunque circolava notizia nei giorni scorsi, ha prima espresso soddisfazione per le tante pratiche evase positivamente e per gli istituti di credito che hanno anche praticato interessi rispettosi della legge. Ma poi non ci ha pensato due volte a tirar giù duro, stigmatizzando violazioni e ritardi da lei definiti inaccettabili da parte di tante altre banche e dichiarando che ci si trova anche di fronte a delle violazioni gravissime per le quali ha chiesto che ABI e Banca Italia diano spiegazioni. Istruttorie ingiustificatamente lunghe, anche per finanziamenti, come abbiamo detto, quelli fino ai 25.000 euro garantiti al 100% dello Stato e senza valutazione del merito creditizio, ma anche tassi di interesse, lei ha detto che ci sono oltre limite di legge superiori anche del 40%. Queste sono affermazioni molto forti, onorevole Vazio. E quindi le chiedo se questo è emerso dalle risposte al questionario che voi avete inviato il 12 maggio dalla Commissione Banchi a tutti gli istituti di credito, oppure è emerso dal form che è stato predisposto sempre dalla Commissione per metterlo al servizio delle imprese che vogliano segnalare ritardi o comportamenti non corretti da parte degli istituti di credito. Può anche anticiparci, se possibile, qualche caso specifico e se dovesse riuscire anche a farci qualche nome? Ma intanto grazie per l'invito, importante perché ci consente, mi consente anche di parlare con tante imprese, tanti imprenditori che stanno vivendo in questi momenti giorni non facili. E proprio in ragione di questa loro difficoltà è che la commissione d'inchiesta sul sistema bancario, che ha, ricordo a me stesso, a tutti, che ha poteri analoghi a quelli della magistratura in termini di pervasività delle indagini e anche delle audizioni da parte dei soggetti che vengono chiamati appunto davanti alla commissione, e abbiamo posto in essere una serie di iniziative per comprendere se le cose stavano funzionando oppure no. Noi avevamo avuto, sia personalmente sia anche attraverso comunicazioni su quel canale a cui lei faceva riferimento, di cose che non erano proprio in linea con quanto il decreto liquidità aveva previsto. Tanto per capirci e per semplificare in modo tale che tutti possano comprendere. Il decreto liquidità prevede diverse misure, diverse forme di finanziamento, cioè quei soldi che le imprese devono utilizzare e possono utilizzare per rilanciare la... coprire il fondo perduto, i danni, ma quel tanto e soprattutto per rilanciare una prospettiva imprenditoriale. Ebbene, queste somme sono, c'è una misura sino a 25.000 euro, interamente garantita dallo Stato, e poi misure superiori, sempre per le piccole e medie imprese, tra 25 e 800.000 euro. Sono misure in questo caso che in una prima battuta erano coperte all'80%, 90%, e oggi con la riassicurazione anche in questo caso al 100%. Si tratta di uno sforzo economico da parte dello Stato, del Governo e del Parlamento straordinario, parliamo di 200 miliardi di liquidità messe a disposizione delle imprese.
Ebbene, a fronte di questo noi avevamo percepito che vi fossero delle difficoltà nell'istruttore delle pratiche e nella erogazione di queste liquidità, tenendo conto che per quanto riguarda la prima di queste misure, cioè quella sino a 25.000 euro, completamente coperta da garanzia dello Stato, quindi l'imprenditore non doveva garantire con una propria casa, per intenderci, ma era lo Stato che garantiva, si fidava dell'imprenditore, non era necessario altro che dimostrare di essere italiano, di avere un fatturato adeguato alla richiesta, si parlava del 25% del proprio fatturato, e non serviva altro. Ora, di fronte a questo il MISE aveva messo a disposizione anche una sorta di autocertificazione, ma comunque si trattavano di 2-3 documenti che potevano essere evasi in pochi giorni. Purtroppo invece non è avvenuto. Nelle indicazioni anche del Premier dovevano essere concessi in 2-3 giorni, queste furono le prime grandi programmazioni. Queste furono anche le indicazioni che il direttore di ABI e il direttore di Mediocredito sono venuti a riferirci dinanzi alla Commissione Banca. Questo è importante. È una istruttoria talmente banale, talmente semplificata, che richiederà pochi giorni. Certo, sono tanti che arrivano, li metteremo, gli istituti bancari li metteranno in coda, ma in poco tempo verranno esauditi. Cosa viene fuori? Noi abbiamo un canale aperto, come diceva lei, a fronte del quale gli imprenditori possono comunicare difficoltà, distorsioni del sistema, ma noi abbiamo avviato una serie di richieste, di chiarimenti direttamente alle banche, chiedendo alle banche di rispondere a un quesito formale. In base a questo quesito formale, ebbene, noi veniamo a conoscenza del fatto che sui 25.000 euro solamente il 50% delle richieste sono state erogate. Stiamo parlando ormai non di 2-3 giorni, sono tanti giorni, stiamo parlando di quasi un mese a fronte dell'operatività del decreto. Ora, la cosa non se ne può fare di tutto un erbo un fascio, l'ho detto anche ad altri che mi hanno intervistato. Non possiamo dire che tutte le banche non si sono comportate bene. Ci sono banche che hanno onorato perfettamente l'impegno assunto, ci sono banche che hanno esaminato le pratiche, derogato i propri finanziamenti in poco tempo, ci sono banche che hanno applicato i tassi massimi che erano consentiti dal decreto legge. Il ABI e Mediocredito parlavano di 1.20% annuo e con un preammortamento di 2 anni. Ebbene, ci sono banche che hanno applicato anche meno di questo tasso, 0,90, 0,85, 1%. E invece altre banche non hanno evaso queste pratiche e soprattutto hanno applicato tassi superiori del 40%. La cosa che a questo tasso difficile da capire è: sono state le stesse banche che si sono autodenunciate dichiarando che hanno applicato dei tassi così elevati? Assolutamente sì, perché noi, come dicevo prima, alla commissione d'inchiesta delle banche non si può rispondere, si può decidere di non rispondere, si è reticenti, ma se si risponde si deve rispondere il vero, altrimenti si commettono tutta una serie di reati. Quindi sotto questo profilo c'è un obbligo di legge a rispondere coerentemente. Ora, la cosa straordinaria e che io credo di inaudita gravità, è che in un momento particolarmente difficile per il paese, per le imprese, è evidente che un'impresa in difficoltà che ha bisogno di liquidità non può discernere cosa fare di fronte ad una richiesta di questa natura. Paga gli interessi che gli chiedono. È chiaro. Ma questo io credo che... è un comportamento certamente non corretto. Mi domando se ci sia anche qualcosa di più della non correttezza, perché se io sono costretto a pagare perché le condizioni economiche non mi consentono di scegliere e di rivolgermi ad altro, forse la magistratura dovrebbe metterci la testa per capire se questi comportamenti non esorbitino solamente la regolarità amministrativa, ma invadono il campo anche penale per reati ovviamente molto gravi. Qui subentra la sua professione di avvocato, quindi che ha già pensato che possa non compete a me dire quali reati devono essere applicati. Credo però che sia una cosa molto grave, perché lo Stato, il Governo, il Parlamento mettono a disposizione questi soldi, ci sono istituti bancari
che o non cioè, banche che hanno a fronte di 10.000 domande ne hanno erogate 40. Chiaro. Ma capite che si tratta di un pugno allo stomaco alle istituzioni, un pugno allo stomaco al paese. Oltretutto non ci sono ragioni per non erogare almeno quelli da 25.000 euro, perché c'è la copertura totale dello Stato e i soldi li hanno perché sono stati messi a disposizione dalla BCE. Quindi non c'è alcuna giustificazione a tali ritardi. Allora, Pazzo, ci sono due aspetti. Forse le banche hanno ritardato di proposito perché vorrebbero il tanto atteso scudo penale, perché ricordiamo che in caso di criticità poi dell'impresa i vertici dell'istituto potrebbero essere chiamati in causa in caso di bancarotta o anche bancarotta fraudolenta? Questo è un tema che potrebbe, io credo che sarebbe particolarmente, ulteriormente grave se per ottenere un risultato di altra natura si arreca un danno a un terzo, ma io non voglio arrivare a pensare che sia stato fatto questo, ma comunque vale per quelli da 25.000 a 800.000 che si doveva guardare e valutare il merito creditizio, cioè per far capire agli ascoltatori, la banca poteva avere il dubbio che valutando male il rischio che questi imprenditori gli restituiranno o meno questi soldi, su quel 20% potessero essere chiamati a risponderne. Ma questo è un tema che non riguarda i 25.000 euro, perché lì c'è la copertura totale al 100%. E non quindi, non c'è l'obbligo dell'indagine del merito creditizio sui 25. Non c'è indagine, niente, devono solamente erogare e paga lo Stato. Lo Stato si fida delle imprese, si fida del suo paese. Quindi, voglio dire, sotto questo profilo, la cosa assume dei connotati inspiegabile, io non mi so dare una spiegazione, non ci sappiamo dare una spiegazione, ed è per questa ragione che ho chiesto alla Presidente che fate i passi con Consob, perché erano già stati programmati, si potesse mettere in campo un'audizione di ABI e che ci venga a spiegare ABI, che è venuta in maniera orgogliosa a illustrarci le sue direttive e le sue circolari agli istituti bancari, e come abbiano potuto disattendere non solo la legge, anche le direttive. Mazio, prima in un passaggio ha detto che le banche sono obbligate, perché voi avete un valore un po' particolare come commissione rispetto alle altre commissioni, erano obbligate a rispondere e rispondere il vero. Dai dati in mio possesso pare che la deadline, il giorno in cui dovevano essere consegnati, il termine ultimo per la consegna dei questionari, non tutti gli istituti di credito, che se non ricordo male erano circa 148, 158 i questionari mandati, ma due istituti di credito alla data di scadenza, sto parlando di BNL e Banca Generali, non avevano ancora consegnato il questionario. Che lei sappia, a oggi, a distanza di un po' di giorni, hanno provveduto o sono ancora in ritardo su questa questione? Ma guardi, su questa questione non le so dire esattamente, mi pare di sì, ma in ogni caso, voglio dire, non è che io sono fiscale a dire se io capisco che c'è una situazione, diciamo, anche sotto profilo di gestione delle richieste particolari, quindi non mi stupirebbe e non mi scandalizzerebbe se le risposte mi arrivassero dopo 48 ore o dopo 3 giorni. Quello che dico è che le risposte devono arrivare e quando arrivano devono essere coerenti con la verità. Io, il vero problema è che non abbiamo ancora affrontato l'altra faccia della medaglia, perché io sto commentando non se le cose che mi sono state dette siano o meno coerenti con il vero. Sto commentando solamente quello che mi è stato comunicato. Ora inizierà invece un percorso per confrontare con i dati che gli utenti ci andranno a comunicare. Cioè tutto il tema, i 25.000 euro te li do, ma tu mi ripiani l'esposizione che hai. Perché sappiamo che prima c'era questo tentativo che poi per fortuna è stato bloccato, perché prima si voleva fare proprio per l'associazione. Io su questo sono stato molto diretto con il direttore di ABI, perché il decreto legge sotto questo profilo era molto chiaro, cioè era una facoltà del creditore poter estinguere delle sue pendenze a cui non poteva fare fronte, ma era una facoltà.
Oggi il Parlamento è arrivato a dire che non solo da 6 si porta a 10 anni, non solo da 25 si porta a 30.000 euro la somma erogata, non solo si sposta, come dicevo, da 90 al 100% la copertura con la riassicurazione, ma poniamo anche l'aumento, nel caso di estinzione del passato, ad una nuova liquidità pari al 25% del concesso. Però rimane comunque sempre una facoltà. Io ho la facoltà di estinguere il debito, non può essere un obbligo, ma questa facoltà non può esistere sui 25.000 euro. La banca non può erogare 25.000 euro per andare a coprire uno scoperto di fido. Cioè, questo deve essere molto chiaro. Sì, questo sì. Guardi, sui prestiti alle imprese garantiti dallo Stato, lo stesso ministro Gualtieri ha detto di apprezzare i tanti miglioramenti del Parlamento al decreto liquidità. Però ha anche sottolineato, lui stesso l'ha fatto anche, dobbiamo dirlo, il Premier Conte, che alcuni istituti bancari hanno dei comportamenti che non garantiscono, diciamo così, una tempestiva ed efficiente erogazione dei prestiti garantiti alle imprese. Gualtieri ha anche anticipato che ne parlerà in commissione banche. Avete già previsto l'audizione di Gualtieri o non ancora? Ma io credo che sarà breve e non dubito che il ministro verrà e ci fornirà ulteriori elementi di valutazione. Io credo che però il primo riscontro importante che noi dovremo avere e che dobbiamo cercare di avere è il riscontro da ABI e da Banca Italia su questi comportamenti. Incrociandoli con l'illustrazione di Gualtieri, noi potremmo consentire al Paese di avere un quadro chiaro. Ma ripeto, il nostro obiettivo non è punire nessuno. Io, il mio obiettivo che ho è quello di consentire alle imprese di conseguire questi finanziamenti. Perché sapere di aver impegnato 200 miliardi per aiutare le imprese e sapere che solamente 50 miliardi sono stati utilizzati è un pugno allo stomaco. È vero, è vero. Domani, giovedì 28 maggio, voi continuate con le audizioni in commissione alle 8:15, so che avete Paolo Savona, il presidente della Consob, poi ci sarà il segretario generale Carlo Deodato e il responsabile della divisione mercati Maria Antonietta Scopellitti sulle iniziative della task force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria. Cosa chiederete domani in questa occasione? Vediamo quello come si sviluppa, perché parte sempre da una relazione, può essere che la relazione sia talmente chiara da evitare qualsivoglia domande. Il tema è sempre il fine, la tutela dei risparmiatori, la tutela delle imprese, la tutela degli interessi economici del nostro paese. Io credo che gli istituti che si sono succeduti davanti alla Commissione abbiano fornito un quadro rassicurante. Credo che le risposte abbiano invece fornito un quadro un po' meno rassicurante e un po' più inquietante. Credo che, sebbene sia comprensibile che nelle difficoltà ognuno preso di mira faccia un pochettino meno, non è il momento di farlo, però, questo metterlo in campo, questo comportamento. Noi abbiamo bisogno di comportamenti generosi da parte delle banche. Non si tratta di regalare i loro soldi, si tratta di sveltire quanto sia sveltibile. È ovvio che ognuno di noi mette in campo la propria responsabilità, ognuno di noi fa quello che deve, io mi assumo le mie responsabilità per le cose che dico, credo che gli istituti bancari, direttori, funzionari, responsabili di filiale debbano fare altrettanto. Insomma, non si possa dire a un'impresa adesso abbiamo gli uffici chiusi, ritorni la prossima settimana, perché questo non è un atto di generosità. Lazio, lei chiede generosità, il Premier Conte ha chiesto addirittura un atto d'amore alle banche, speriamo comunque che si faccia in fretta perché veramente la nostra economia ha bisogno di ripartire. Io ringrazio gli ascoltatori di OK Italia Parliamo, ne ringrazio molto Franco Vazio per la sua partecipazione, torneremo sicuramente a collegarci con Vazio per sapere gli sviluppi di questa e di tante altre vicende che interessano la nostra economia. Grazie ancora, Franco Vazio. Grazie a voi per questa finestra importante che non avete dato a me, ma che avete dato all'Italia, alle imprese che in questi giorni stanno vivendo un momento difficile, ma su di loro, solo su di loro, perché solo sull'economia e sul lavoro noi possiamo ripartire. Quindi grazie a loro che noi possiamo fare quello che ci
stiamo misurando, quindi è una finestra molto importante che gli avete dato. Grazie ancora, buona serata a tutti, arrivederci. Buona serata, buona serata.